La Convenzione ONU ha cinque articoli importanti. Il primo fondamentale dice che cosa dice? La lingua dei segni è riconosciuta al pari di una lingua ufficiale. Questa battaglia che noi stiamo conducendo come ENSA, come Osservatorio per la Legalità, perché non è soltanto una serata di cultura, di caffeina, capiamoci bene, ma è una battaglia per la cultura dell'inclusione. L'Osservatorio Legalità, diciamo, è un'associazione che si occupa di, in qualche modo, promuovere la cultura della legalità a 360 gradi. Legalità intesa come inclusione, legalità intesa come difesa e promozione dei diritti civili per tutti, legalità intesa anche nel senso più classico del termine, come antimafia, come legalità, come combattere la criminalità organizzata attraverso appunto la cultura. E la Convenzione ONU dice che ogni Stato deve riconoscere la LIS. L'Italia adesso, in Italia non c'è questo riconoscimento, c'è una battaglia che l'ENS deve portare avanti. In Europa, negli altri Stati, è quasi stata approvata dappertutto, manca solo l'Italia. Questa è una vergogna. Sì, lo Stato fa tante leggi, ma non pensa alle leggi adatte a tutti. La mia attenzione è rivolta proprio alla Costituzione italiana. Con il disegno per il disegno di legge per il testo 4207 che è stato approvato al Senato. Quindi significa che per questo testo c'è stata una soddisfazione unanime che dovrebbe adesso l'altro testo essere corrispondente, invece stanno succedendo molte modifiche. La Commissione parlamentare, nonostante ci troviamo appunto nel 2012, sembra, come dire, riassumere e sintetizzare tutti quelli che erano i pregiudizi che poi portano all'esclusione delle persone sorde e che poi portano alla separazione all'interno della stessa famiglia tra cugini, tra fratelli, tra parenti. Il problema nostro è la comunicazione, quello è il nostro problema, perché abbiamo una barriera comunicativa e per ora non è stata battuta, il problema è quello. La legge da sola non è sufficiente ad abbattere le barriere della comunicazione, ma la legge è necessaria, come nel caso appunto dei non udenti, attraverso il riconoscimento della loro lingua, il LIS, è necessaria perché senza quello strumento normativo non riusciranno ad avere quei diritti che invece gli spettano, così come sancito non solo dalla nostra Costituzione, ma anche dalle Nazioni Unite nella loro Convenzione del 2006. I sordi hanno il diritto di avere un interprete che usi la lingua dei segni. Come questa occasione che sono presenti due interpreti, lo Stato deve avere attenzione e tutelare e dare possibilità di intervento ai sordi. E poi il terzo punto riguarda le scuole, perché proprio le scuole dice che i bambini hanno diritto di usare una lingua adeguata e la lingua adeguata può essere la LIS. Devo ringraziare gli organizzatori di Caffeina perché non si era mai visto, questa è la prima volta che ci danno la possibilità di dimostrare alle persone, di dare delle informazioni agli utenti per la LIS. Io sono molto felice di essere arrivato fino a qui e per me non siamo nel 2012, ma per me è come se siamo nel futuro. Grazie a tutti, chiudo qui. Non siamo emarginati, non siamo isolati, siamo qui insieme agli utenti, con voi. Questa è quello che penso di questa esperienza bellissima e positiva e devo dare proprio tanto di cappello a Caffeina e all'Associazione Osservatorio Legalità Viterbo, nella persona di Giacomo Barelli, perché ci ha dato questo, ci ha dato proprio il sogno, ci ha dato proprio la possibilità che il nostro sogno possa essere diventato realtà.